è scoppiato un incendio. Là è un bel fronte, là ma se devono intervenire i pompieri. Sta sopra a Campo del Giacarone, esattamente vicino, fammi vedere, sotto al Pozzo San Angelo. Comunque si è ampliato, l'incendio si è ampliato, ecco qua. Adesso sicuramente devono intervenire i vigili del fuoco, perché il fumo è molto, è grande il fumo. Là sono tutti terreni non coltivati, poi con quest'aria secca non piove e praticamente l'erba secca attecchisce, specialmente oggi. Si sta stendendo, ma o è stato doloroso o qualche cicca di sigarette, ma di solito qua qualcuno butta e prende. Qua mo, dipende dall'estensione dei terreni, comunque là è vicino, le costruzioni stanno un po' più lontane. Comunque sia, questo fumo tossico non so fino a che punto arriva, e se arriva da qualche parte può arrivare pure a qualche... Sì, là. Fa un po' vedere, riguardare bene, sì, quella è la cosa. Ho capito. Dal Pozzo San Angelo, questa è la strada che va al Trasacco, se vai là. Sì. Qua urge l'intervento dei pompieri. Là, in linea di massimo, io c'avevo i terreni. Sì, la Quercia Siderale sta più verso cosa. Comunque, sono 1, 2, 3, 4. Ma quello mi sembra più fronti di incendio, Qua sicuramente è stato qualche incendio doloso, perché guardando da qua sono 1, 2, 3, 3 grandi cose separati. Poi questi sono riuniti, adesso non so se tira il vento. Comunque il fumo si è alzato molto in alto. Sì, da qua oltre 1 chilometro d'altezza e si diffonde. Adesso che tramonta il sole, sono circa le 16. Qua, mo, quando prima, senti il coso dei pompieri. Il coso dei pompieri, perché non è limitato, Non è limitato. Sì, si sta ampliando. L'incendio, il fumo si sta ampliando. Io do la notizia in anteprima, da qua si vede. Mo da Luca forse qualcuno, chissà se nota. Appena che tramonta il sole, comunque là, da poco arrivano sicuramente i pompieri e devono necessariamente intervenire.